Da pochissimo sono disponibili dei Turbo 24 sulle azioni, che era l'asset più richiesto dai nostri clienti. Finalmente sono disponibili, tanto che qua sulla sinistra leggete all'interno della piattaforma indici Forex, azioni e materie prime. Ce ne sono sette in questo momento, tra l'altro non conosciutissime, non vediamo Tesla, Facebook, no? Apple, ma ci sono ecco, alcuni titoli azionari particolari. Noi per l'Italia abbiamo richiesto, insomma, per questo lancio soft intesa, ogni paese in qualche modo ha scelto il proprio cavallo di battaglia e quindi qui ci ritroviamo ad avere un set di sette titoli. Quando verrà estesa la gamma di questi titoli azionari, ci vorrà un po' di tempo. Tra oggi e lunedì avremo un ampliamento, insomma, sostanziale dei turbo. È stata fatta un lancio soft, ovviamente, perché quando c'è un lancio di un nuovo strumento finanziario bisogna comunque sia essere attenti che tutto funzioni, quindi in qualche modo abbiamo voluto anticipare con questi sette titoli, ma già tra domani e lunedì ovviamente ci sarà un ampliamento fortissimo di titoli disponibili sotto il conto Turbo, quindi si tratta di Turbo su titoli azionari. Vi faccio giusto una decina di nomi: Apple, Tesla, Facebook, Amazon, Netflix, Boeing, Nvidia, Uber, Microsoft, AMD, Alibaba, Alphabet, Intel, Twitter, quindi Walt Disney. Tutti i titoli americani, McDonald's, General Electric, Coca-Cola, Beyond Meat. E poi ovviamente anche una serie di titoli importantissimi europei, che ne so, Adidas, Bayer, Deutsche Bank, Allianz, quindi molti tedeschi. Abbiamo qualche francese, che ne so, Renault, Total, piuttosto che spagnoli, Banco Santander, Telefonica, insomma, ArcelorMittal. Per quanto riguarda l'Italia, avremo Intesa Sanpaolo, che abbiamo già, Telecom Italia e Unicredit, quindi al momento questi tre, e poi chissà in futuro ce ne saranno altri. Comunque sono, vi assicuro, moltissimi adesso i titoli che verranno inseriti tra domani e lunedì. Come funzionano i turbo sulle azioni? Beh, ovviamente come gli altri turbo, ovvero hanno una leva che può essere scelta su ogni strumento finanziario, su ogni azione, e hanno anche il livello knockout che ci assicura dal rischio di non perdere più di quello che abbiamo investito. In questo caso, però, quello che dobbiamo fare è andare a vedere il moltiplicatore, perché non è più un indice che in qualche modo quota sempre più o meno lì, quindi 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, più o meno siamo sull'ordine di grandezza simile tra un indice e l'altro, o le valute, no? 1, più o meno l'ordine di grandezza è similare. Nel caso invece delle azioni abbiamo dei titoli, ad esempio NIO, no? Che quota 40 dollari, AstraZeneca vediamo qui 8.614, ma in realtà è penny, quindi sono 86 sterline. Poi abbiamo Delivery Hero 131, ok? Banco Bilbao 5, Intesa solo 2, Kering 695 euro. Quindi capite che c'è qualcosa da fare, perché immaginate di costruire un portafoglio azionario, compro un'azione Kering, beh, 695 euro con una sola azione. Compro un'azione Intesa San Paolo 2,40 euro. Quindi in qualche modo bisogna uniformare l'investimento quando si compra un turbo, o più che altro l'ordine di grandezza di quell'investimento. Di conseguenza viene introdotto il moltiplicatore, che c'è su tutti i turbo, a dire la verità, ma nel caso delle azioni, ecco, bisogna prenderlo in considerazione. Come si fa a vedere questo moltiplicatore? Una volta che si sceglie il titolo, ok? Quindi si apre il grafico e vado su un particolare livello. Vado su Info e qui trovo il moltiplicatore. Ad esempio, per AstraZeneca è un caso molto molto particolare perché è quotato in pence, il moltiplicatore sarà 0,01. Questo ricordatelo, guardate come cambia da titolo a titolo. Vado su NIO, ok, scelgo un particolare livello di knockout. Considerate che il moltiplicatore su NIO è uguale per tutti
i livelli di knockout. Quindi una volta che io scelgo il titolo, mi basta capire qual è il moltiplicatore su quel titolo e ovviamente il moltiplicatore sarà il medesimo su tutti i livelli knockout. Su Nio è molto semplice, moltiplicatore uguale 1. Generalmente quelli che hanno un prezzo a doppia cifra, quindi 10 euro, 20 euro, 100, 99 euro, doppia cifra quindi, il moltiplicatore sarà 1. Quindi questo è un po' il trucco che vi posso dare, però comunque sia, lo trovate qua, moltiplicatore 1. Che cosa vuol dire moltiplicatore 1? È come se io andassi a comprare un'azione ogni volta che compro un turbo, cioè l'esposizione è la medesima. Quindi se Nio sale di 1 euro, il mio turbo salirà di 1 euro. E voi mi dite, sì, ma la leva? Beh no, magari il turbo l'ho pagato 10 euro, quindi Nio passa da 40 a 41 dollari, il turbo passa da 10 a 11 euro, quindi da una parte abbiamo un più 2,5%, dall'altra parte un più 10%, quindi la leva c'è. Euro, non mi sono sbagliato, perché ovviamente anche in questo caso i turbo sono quotati in euro. Quindi moltiplicatore uguale 1, so che se io acquisto un certificato turbo e Nio sale di un dollaro, quindi va a 41,74, ecco che il mio turbo passerà da 8,7 euro a 9,7 euro. Quindi un euro per ogni euro o per ogni dollaro guadagnato dal titolo. Passiamo su Intesa, che invece non ha la doppia cifra, no? Ne ha una sola, 2,40 euro. In questo caso il moltiplicatore mi deve consentire di fare un investimento simile. Prima avevamo 40 dollari, quindi possiamo dire 20 euro, no? Cioè aggiungiamo uno zero, non si va a fare un investimento identico, ma piuttosto sull'ordine di grandezza. Quindi andiamo a fare la doppia cifra. Quindi scelgo un livello, in questo caso scegliamo 1,95,69 euro, e vado su Info. Perfetto, moltiplicatore 10. Che cosa vuol dire? In questo caso vuol dire che se io compro un turbo, ok, non sarà proprio innanzitutto la differenza tra il prezzo di Intesa meno il livello knockout, come nel caso di Nio, che era perfetto, poi ve lo faccio vedere. Qua si tratta di 50 centesimi di differenza circa, 45 centesimi di differenza circa, il prezzo sarà di 4,50 euro. Perché? Perché il turbo in questo caso si muove molto più velocemente rispetto a un turbo su Nio. Ovvero, se Intesa guadagna 1 euro, noi guadagniamo 10 euro sul turbo. Ecco il moltiplicatore. Noi, Intesa sale di 1 euro, il turbo sale di 10 euro. Ma è evidente, perché per fare un'operazione simile a quella di Nio, noi dovremmo comprare teoricamente 20 di titoli Intesa. In questo caso invece di comprare 20 turbo ne dovremmo comprare solamente 2 per fare un'operazione simile. Perché? Perché il moltiplicatore già ci porta sul nuovo ordine di grandezza. Andiamo però su Nio, perché tra questi 7, difatti è l'unico che in questo momento è aperto, perché sono le 5:42, quindi questo è in questo momento l'unico turbo sulle azioni disponibile a quest'ora. Vedete che effettivamente è, in questo caso è veramente molto semplice capire il valore del turbo, no? 40 dollari e 80 meno 32,80 più quel premio, ecco che veniamo proprio a 8 euro più il premio a rischio. Quindi in qualche modo qui il calcolo del prezzo del certificato turbo è proprio aritmetico da prima elementare, ovvero 40 meno 32, insomma è molto più facile, più quel premio a rischio. Quindi questo è un po' il funzionamento dei turbo sulle azioni che oggi possiamo apprezzare in questo momento, questa sera, solamente su Nio, perché è l'unico titolo in questo momento aperto, ma che tra poche ore sarà disponibile su una grande quantità di azioni. Allora Tony, non so se sono stato chiaro, dammi almeno tu un feedback, poi vado a vedere le domande, sicuramente ce ne saranno tante e con molti dubbi, perché insomma quando ci sono prodotti nuovi questo accade. Bene, no, buongiorno a tutti innanzitutto. No, per me sei stato chiaro, poi sono cose
che quando uno le sente la prima volta ci deve riflettere, deve fare dei ragionamenti, però poi quando si trovi immerso, tipo io queste regole qui le ascolto, ma quando poi mi trovo immerso che devo pigiare il quantitativo, allora incomincio a vedere i soldi. Effettivamente che ce n'è bisogno, no? Lo capisci al volo, poi è chiarissimo, insomma, è bella la regola da 10, 20, 30, 40, moltiplicatore 1, se 2 euro, moltiplicatore 10, ci dovessero essere le telecom che sappiamo valgono 0,37, probabilmente il moltiplicatore sarebbe 100. E così invece con il titolo, quello da 8.000 erotti, Pence, AstraZeneca. Sì, penso di vederlo perché è piccolino adesso. Sì, con quello lì ovviamente il moltiplicatore è un decimo o 0,01 perché si vuole dare un equilibrio nell'acquisto. Ma sostanzialmente l'importante è prenderci e essere consci al momento in cui uno invia l'ordine, che è la cifra che uno va a perdere, ma anche a guadagnare con lo scostamento. Del titolo. Questo è veramente un invito che bisogna sempre fare, insomma, dal momento che approcciamo uno strumento finanziario, specialmente a leva, cerchiamo di capire la prima cosa, quanto andiamo a perdere se intesa dovesse perdere 10 centesimi o se mio dovesse perdere un dollaro. È evidente che chi conosce il mercato italiano, Banca Intesa, dovesse perdere 1 euro, domani uscirebbero i giornali fosforescenti, si dice qui, perché vorrebbe dire che il bancario più importante italiano va a perdere quasi il 50% della capitalizzazione. Se dovesse invece perdere 1 euro un titolo, non so, come Amazon, probabilmente non se ne accorgerebbe neanche lo stesso Jeff Bezos. Questo evidentemente è un discorso per spiegare quanto sia importante il moltiplicatore, che credo sia studiato anche apposta per far evitare di incorrere in errori qualcuno che frettolosamente va a comprare 500 pezzi magari di un titolo che costa 8.000, e quindi evidentemente è qualcosa di necessario, avete fatto benissimo a farlo. Va sempre detto, perché ormai conosco bene la piattaforma, che il limite cioè, prima di inserire un ordine vengono calcolati i margini, eccetera, e quindi se uno si sbaglia, se va a comprare 1.000 pezzi di una roba che costa 8.000, evidentemente o è molto ricco, ha un sacco di soldi su IG, o la macchina, insomma, la piattaforma non glielo consentirebbe. Ultima annotazione che faccio, perché mi diverte molto sto fatto di avere le azioni, moltissimo, sono contentissimo, anche perché insomma probabilmente ci vedremo molto spesso ancora, e questo mi fa molto piacere. E quindi avere le azioni con il turbo, con questa modalità stop loss già spiegata, che avremo modo anche di rispiegare, sulle azioni ha una comodità molto importante, ha una bella comodità. Specialmente sui grandi titoli che conosciamo come Apple, Netflix, quelli che nominavi, Google, Facebook, sarà bellissimo, ma anche i nostri titoli italiani. Un'annotazione, volevo appunto, vedevo che le leve, almeno su questi campioni, sono un po' più ridotte, non ci sono quelle belle leve che piacciono, leve 30, leva 40, quello però probabilmente ho visto che le leve massime sono un po' più ridotte, e secondo me, e qui entravo già, ma non volevo dirlo, ma imparo anch'io adesso questo, sarà anche molto divertente parlare degli short, dei turbo short sulle azioni, perché in un'ottica difensiva per un investitore, ad esempio, che ha dei certificati di investimento, ecco, viene difficile. Perché uno dice sì, mi arrangio io con le opzioni, io ho una certa esperienza sui certificati di investimento. Viene difficile invece andarsi a coprire, anche perché se uno dovesse avere, non so, un sottostante con Apple, andare a recuperare il titolo, shortarsi, farselo prestare, ha dei costi notevoli e non è semplice.
come uno può pensare in maniera superficiale, con i certificati turbo invece e i sottostanti prescelto, potendo anche scegliere il livello di knockout, è possibile, siccome è possibile finalmente fare degli edge anche con alcuni certificati di investimento che hanno dei sottostanti che sicuramente saranno in questa lista qui, e quindi già ho un'idea che è molto 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 utile per chi utilizza ad esempio questi certificati qui. Ecco, lo short, ripeto, non è così semplice se non fai operazioni intraday farlo per molti giorni. Ecco, con IG adesso, quando partirà a regime questo nuovo meccanismo, io credo che sarà molto divertente e credo che anche i costi, che saranno sempre, immagino, con un livello di barriera che lentamente va a scendere nel caso dello short o sale nel caso del long, io credo che i costi siano notevolmente inferiori rispetto a quelli che si dovrebbe effettuare, specialmente qui in Italia, se vogliamo rimanere con una posizione scoperta sul titolo americano. Sarebbe abbastanza complicato. E quindi è un'ottima cosa che vale anche per gli investitori prudenti. È prudente, è un bel aggettivo, che vogliono in certe situazioni tutelarsi sui loro investimenti e attraverso una copertura sullo short. Per cui complimenti a EG, sono molto contento di questa cosa. Bene, grazie. Allora, c'è Claudio che chiede: quanti centesimi di euro corrisponde un turbo sulle azioni? Un turbo equivale a un'azione? Allora, Claudio, e per tutti. Andando a selezionare, di fatto, andiamo sul long, forse è più facile, info, quando si seleziona proprio un livello knockout, compare la scritta moltiplicatore. Per l'anno scorso non abbiamo molto diciamo fatto caso a questo valore, perché abbiamo semplificato in una maniera un po' differente, che aveva senso per gli indici e le valute. Per quanto riguarda invece le azioni, questo è un dato che dobbiamo andare a vedere. Moltiplicatore ci dice quanti turbo stiamo acquistando e che tipo di relazione hanno questi turbo con le azioni. Quindi quando mi dici un turbo equivale ad un'azione, in questo caso specifico dove il moltiplicatore è uguale a 1, un turbo equivale ad un'azione. Ovviamente costa meno, perché? Perché il prezzo del turbo è determinato dal prezzo dell'azione meno il livello knockout, ovvero quant'è la nostra perdita massima più quel premio a rischio. Nel caso in cui invece ci fosse un moltiplicatore, vi faccio un esempio, di 10, vorrebbe dire che acquistando un turbo è come se si andasse a comprare 10 azioni. Ok, il valore del turbo è sempre inferiore moltiplicato per quel 10, ma ad ogni modo è questa un po' l'idea che dovete avere in mente, cioè compro un turbo, è come se stessi acquistando X azioni, quell'X è moltiplicatore, quella è l'esposizione che si avrebbe con un investimento simile in azioni. Ma la cosa più facile che si può fare per queste considerazioni qui, qual è? Andare a inserire 1 qui nel ticket. Se io metto 1, un turbo, qual è il valore per punto? Cioè, se si muove di un euro la mia azione, quanto guadagno, quanto perdo? Un euro. Ok, quindi è la stessa cosa. Cioè, se NIO sale di un dollaro, in questo caso, il turbo sale di un euro. Quindi questo è il modo un po' più semplice. L'unica cosa, occhio alle azioni inglesi, perché sono in penny. Quindi quando si muove di un punto, in questo caso però è un centesimo, perché vedete 8.614 penny, quando va 8.615 quanto guadagno? Un centesimo, quindi più o meno la condizione è la stessa. Per Intesa invece è diverso, no? Se io metto qui 1, se Intesa sale di 1 euro, quanto guadagno? 10 euro, me lo dice qui. E quindi è come se avessi comprato, no, al posto che un'azione, 10 azioni. Quindi questa è la differenza che c'è da un moltiplicatore 1 a un moltiplicatore 10, eccetera. Quando si potranno avere le azioni anche nella piattaforma demo, Silvia, non lo so, non saprei dirti, spero presto, nel senso che questo è un primo soft launch che abbiamo fatto sul conto reale. Non appena, insomma, scattano
tra qualche ora, insomma, vedrete tantissime azioni, a quel punto poi ci si occuperà di inserirle sul conto demo. Nel caso in cui, ecco, non abbiate ancora attivato il conto, c'è la possibilità proprio di sfruttare dal conto demo questa promozione qui, apri un conto Turbo 24, ricevi 200 euro. Una promozione che terminerà il 6 settembre, quindi per chi non l'avesse ancora fatto è il momento giusto. Allora, Tony, se sei d'accordo io ti passo la parola, visto che è un sacco di tempo che non vediamo più mercati, insomma, grafici, potrebbe essere un bel momento per vedere che cosa è successo. Molto volentieri, mostriamo lo schermo, eccoci qua e andiamo. Perfetto. A vedere il nostro, adesso sono casualmente sull'oro. Beh, abbiamo un attimo, facciamo i soliti 3-4 minuti sui mercati. Mercati sempre, sempre eccezionali. Mercati anche ieri, per la 33esima volta, ha visto il record storico del Nasdaq 100, non record punto di mano, record storico, insomma, un Nasdaq 100 impressionante. E anche stamattina abbiamo visto arrivare fino a 15.699 nel suo future, che anche stasera potrebbe raggiungere il suo nuovo record storico. Benissimo, l'S&P non ha battuto il suo 54esimo record per poco. L'Europa un pochino più imballata, ma non è che va indietro, corre meno perché un FIB sempre a 26.200 è sempre una bella roba. Mi ricordo una puntata qui bellissima quando avevano appena chiamato Draghi al telefono, qualcuno chiamò Draghi, io ero qui che stavo vedendo con un minuto prima di iniziare il programma con Izzy, e noi abbiamo fatto un turbo long di future a 23.000, 22.800, averlo tenuto, invece ci ho guadagnato, ma abbiamo fatto quei 300-400 punti che ci eravamo prefissati. No, l'Italia quindi a 26.2 è un pochino più lenta, ma anche il DAX, insomma, non abituati come siamo a vedere sto Nasdaq che guadagna 100, 200, 300 punti quasi tutti i giorni, o l'S&P sempre sui massimi, uno gli viene un po' di rabbia, però questo si ha questo tipo, perché evidentemente il mercato sconta una migliore ripresa degli Stati Uniti d'America e una migliore futuro degli utili americani rispetto a quelli europei, ma insomma è tutta una storia da vedere. Volevo far notare però, vediamo se ho tutto preparato, ecco qui il Nasdaq 100, vediamo di mettere un time frame, va bene anche questo time frame qui, eccoci qui, ecco la salita, ecco, arrivo subito, qui un time frame un po' esagerato, volevo fare vedere, ecco, 2 settembre, 31 agosto, mercoledì, arrivo. Sì, ecco, guarda, intanto rispondo a Giuseppe che fa la domanda. Buonasera, potresti farci un esempio dei costi se investiamo 100 euro in azioni Turbo 24? Allora, i costi per l'acquisto e la vendita non ci sono, nel senso che non ci sono commissioni quando si compra e quando si vende. Questo è, insomma, è un aspetto molto particolare, perché di fatto risulta l'unico strumento finanziario quotato in Italia che non ha costi di apertura e chiusura della posizione. Per quanto riguarda invece il mantenimento della posizione, ci sono due aspetti che dobbiamo tenere in considerazione. Da una parte ci sono i costi di mantenimento, e questi vengono applicati sul livello knockout, che va a salire nel caso del turbo long, va a scendere invece nel caso del turbo short, ma sono costi assimilabili a quelli sui CFD, quindi quel classico Euribor più 2,5%. Dall'altra parte c'è anche il dividendo, che ovviamente sulle azioni può incidere, quindi nel momento in cui c'è un titolo che stacca il dividendo vediamo il prezzo dell'azione scendere, no? E quindi questo che cosa porta? Beh, il livello del knockout scende, in questo caso ovviamente del numero di punti corretto per annullare questo momento. Scende sia per quanto riguarda il turbo long che per quanto riguarda il turbo short, perché ovviamente il prezzo dell'azione in quel momento scende e il livello di knockout deve scendere, sia che sia sotto
sia che sia sopra. Scusami se ti ho interrotto, ma c'era una domanda. No, no, hai fatto bene. Mi sono orientato appunto con i time frame. Volevo far vedere questa, no, questa corsa un po' troppo forsennata, secondo me, almeno dal punto di vista tecnico del Nasdaq 100. Qui avevamo un livello intorno ai... Ah no, ma chiedo scusa perché... Ecco, no, perché non mi trovavo. Avevo lo standard pure, dice, bah, adesso qui, chiedo scusa. Comunque, eccolo qui, abbiamo ritrovato. Vedete qui cosa è successo? C'è stato il discorso di Powell nella conferenza virtuale Jackson Hole e il Nasdaq che si trovava intorno ai 15.300, ballava 15.280, 15.300, ha avuto questo andamento forzato. Venerdì ha chiuso alla grande battendo quasi tutti i record per aprire poi lunedì e andare a dei picchi molto importanti. Poi questo è l'andamento del periodo successivo fino ad arrivare appunto alla giornata di oggi, di giovedì 2, e questa è la situazione. E a mio avviso, è una mia idea, la corsa che ha fatto il Nasdaq da venerdì a ore 16, ore 15.30, prima che iniziasse a parlare di Powell ha fatto questa conferenza dove sostanzialmente non ha detto niente di assolutamente nuovo, nessuno poteva pensare, nessun operatore al mondo poteva pensare che aumentassero i tassi di interesse, nessuno poteva pensare che desse via un tapering, ovvero una riduzione degli acquisti da parte della banca centrale, il presidente della Fed, immediatamente a partire da domani, ha fatto un discorso di retorica completamente inutile, però il mercato, che è pieno, ha sempre voglia di correre, è esploso in questa maniera qui. Adesso, su questa configurazione di questa stanchezza, io volevo subito, perché io sono un operatore, purtroppo come comincio a parlare mi comincia a dare ragione il mercato, poi magari mi insacca. Io proponevo oggi uno short che poi verificheremo tra due settimane, che ci sono ancora anch'io, di Nasdaq, perché mi interessa. Era un po' che non facevo qualche operazione, tra l'altro, vabbè, poi la facciamo vedere dopo, ci eravamo lasciati a luglio, che ho fatto in diretta, abbiamo fatto una mezz'ora, tra l'altro molto didascalica e molto istruttiva, una lezione sull'oro e tutti i suoi aspetti, e partendo con un'operazione di oro, mi sembra eravamo su 1.700 qualche cosa, che è andata benissimo, è andata addirittura in guadagno subito il giorno dopo. Quindi ultimamente sono fortunato con il G e mi propongo, vedete le leve di cui parlavamo prima? A seconda del livello di knockout che viene scelto, le leve ingigantiscono. Io vado questa volta, l'ho già studiata prima, scegliere per fare uno short sul Nasdaq un livello di knockout che mi consente addirittura la leva 85. Il livello di knockout è 1.785 e quindi circa un 1% sopra il livello attuale. Lo scelgo volentieri, secondo me, attenzione che io sono uno che forse esagera perché le sue idee le esprimo, ma faccio sempre delle premesse, i mercati sono imprevedibili più per me che per gli altri, nel senso che avendo un po' una certa età e molta esperienza sui mercati, chi meglio di me sa della loro imprevedibilità. Quindi noi operiamo su questo livello. Allora, livello, vediamo qui, che qui ho tutti i miei soliti problemucci legati, comunque li risolviamo subito. Eccoli qui. Ecco, io propongo uno short. Questo lo devo rimpicciolire. C'è qualche domanda intanto? Perché devo rimpicciolire il coso qui, perché te lo stai vedendo il mio video? Sì, 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 lo vedo. Lo vedi per intero? Lo vedo benissimo.
Invece io ho una ristrettezza che avevo, devo diminuire la grafica, ci metto un attimo. Beh, intanto leggo le domande. Allora, Michele chiede come faccio a vedere il grafico per intero ed evitare invece di vedere la lista dei mercati sulla sinistra, no? Come stai facendo tu. Allora, in alto a destra dovresti avere una finestra con scritto aggiungi al. Aspetta, vado a riprendertelo io. Comunque sì, in alto a destra, scusami, sul grafico dovresti avere un bottone che ti permette di ingrandire il grafico a tutta pagina. E in questo modo, insomma, la pagina del grafico si massimizza e lo puoi vedere meglio. Puoi avere anche diverse schede di grafico. Il tasto si chiama aggiungi allo spazio di lavoro, c'è una freccetta comunque in alto a destra, non ti puoi sbagliare. Vado a vedere S&P 500 che cosa fa? Beh, abbiamo parlato del Nasdaq, ma è sempre il Nasdaq che tira più di tutti, è pazzesco. Il Nasdaq ormai credo siano decenni che risulta l'indice più vincente rispetto a tutti gli altri, però insomma chiedono anche l'S&P 500 cosa sta succedendo, probabilmente sia per quanto riguarda il mercato americano in generale che per le parole di Powell o le aspettative in generale sui mercati americani, chiedono di vedere anche l'S&P e poi chiedono quali azioni ci sono sui turbo? Beh, insomma, dovrete aspettare un pochino per vedere, insomma, però mancano veramente poche ore. Ad ogni modo, se ho ancora un po' di tempo, posso leggere qualche nome ancora? Ok, allora vediamo che cosa trovo. Ero arrivato fino a Disney, cioè abbiamo Visa, Baidu, Lyft, Commerzbank, piuttosto che SAP, Siemens, Allianz, Royal Dutch Shell, Air France, Société Générale, Louis Vuitton, Kering, poi ce ne sono insomma moltissime, moltissime altre. In generale, comunque sia, immaginate le 4-5 azioni più importanti di ogni paese, noi ne avremo solo 3, magari ecco la Francia e la Spagna ce n'hanno qualcuna in più, ma la maggior parte saranno i grandi titoli americani che di fatto la fanno da padrone, perché insomma quando si pensa a dei colossi come possono essere Apple, Tesla, Facebook, Amazon, ecco questi sono veramente titoli che in qualche modo, prendendo 3 o 4 di quelli, credo che si fa l'intero indice italiano in termini di capitalizzazione, quindi insomma sono titoli molto molto importanti e su cui si focalizzano di fatto il 90% delle operazioni sui titoli. Bene, no, io sono qui, ho rimpicciolito un po' e va benissimo. Allora, eravamo qui a cercare un'operazione su short, l'avevo detto, sul future del US. A questo punto io spero, perché o mi sono scordato qualche cosa, che niente, devo semplicemente mettere il buy qui. E non riesco a vedere il book. C'ho qualche problema sul monitor, non so che cavolo sia. Visualizza la profondità di mercato, è appena sotto, forse, ecco lì, Ah, sì. ecco. Quindi, esattamente, adesso mi propongo. Avevamo già selezionato, sì, ecco perché avevo già selezionato tutto. Andiamo a vedere il livello di ordine al limite, possiamo mettere 1941. 9, 4, andiamo a cliccare qui, 500 pezzi sono 900, vedete, ecco quello che spiegavo prima, c'è già il controvalore, va bene, il controvalore va bene e mi metto a comprare BUI. BUI è anteprima d'ordine, vediamo, inserisci ordine, eccolo qui. Sono un po' arrugginito anch'io dopo l'estate. Adesso ordine ricevuto. Ecco qui, io sono qui col market meter. Eccomi qui, lo vedete, siamo a 1943. Ecco, dovrei aver eseguito. Andiamo a vedere. Sì, c'ho già l'eseguito, lo vedo dal telefonino. La posizione, eccola qui. Eccola qui.
Abbiamo un livello di knockout a 15,785, 500 pezzi, apro o 1,943 e il mio obiettivo è quello di andare circa a fare un centinaio di punti di Nasdaq. Come facciamo a calcolare i centinaia di punti? Abbiamo il calculator, eccolo qui. Vediamo se lo trovo. Lì, proprio sotto. Un po' più sotto, limite, ordine, scadenza. Immagino che stai usando la finestra molto piccola, quindi sono tutte scritte piccole, azzurrina. Esatto, apri sì. Tutto. Apri, okay. Perfetto. Livello di sottostante, siamo a 15,530. Facciamo 15,530. Per cui devo venderla a 2,884. Copio occhio, devi mettere vendi perché hai messo sell, buy, quindi ti metterà in acquisto, perfetto, lì. E a questo punto rifarei anche, no, il turbo calculator dovrebbe essere a posto. Anteprima. Controvalore, eccetera, mi dà il profisso di 4,70, perfetto. Bene, l'estate, agosto è stata lunga e vediamo. Poi volevo fare vedere, e questa è la prima operazione che abbiamo fatto. Poi volevo fare vedere anche, questo, la cronologia, e vediamo l'accesso agli ultimi giorni. Vediamo qui, è possibile vedere tutte le transazioni a 90. Vedi storico, ecco, questa qui la facciamo vedere sia quando perdo sia quando guadagno, però questo è stata una bella operazione che avevo aperto l'ultima puntata che abbiamo fatto, no? il 5 luglio, era un long su oro, avevo preso 160 pezzi a 4,13 e li ho venduti a 2 punti in più, insomma questo bel colpetto, perché ho fatto 50% circa dell'imposto invertito, comunque sono sempre cifre abbastanza modeste. E questo è quanto. Poi, così andiamo a vedere, riapriamo eccetera, io ce l'ho sempre, perché mi porta bene farla con IG, ce l'ho sempre con loro. E proprio mentre iniziava il collegamento avevo visto un qualche cosa che mi piaceva, cioè un piccolo ribasso dell'oro, oro spot. Facciamo gli stessi processi, ecco, vedete? Ecco, io vado sempre in controintuitivo, sono delle mie logiche, e io quando compro, se lo devo fare quello scalping a 5 minuti, ma compro con un orizzonte di qualche giorno, insomma, non immediato, se mi piace una commodity, se mi piace un qualche cosa, preferisco comprarlo quando costa meno. Sembra incredibile, però è così. E quindi, siccome mi piace molto l'oro, chi mi segue immediatamente, mediaticamente, conosce anche i motivi, anche se in questo caso è più un investimento, cioè ritengo che l'oro, lo sintetizzo anche qui, l'oro sia un po' a prezzi non esaltanti, che non riflettono l'inflazione che c'è negli Stati Uniti, l'inflazione che c'è in Europa e in Germania, i bassi tassi di interesse, non solo bassi, sono negativi in Europa e negativi a livello reale, molto bassi in America perché l'inflazione è al 5-4%, mentre il bond rende poco più dell'1,3%, quindi ci sono un sacco di situazioni che sarebbero favorevoli a loro, però l'oro, e in più adesso sembra anche che il dollaro abbia smesso di correre come un matto, sembra più il momento dell'euro, però c'è la pressione forse delle banche commerciali, delle banche centrali a tenere tramite la vendita di derivati l'oro, il prezzo dell'oro sempre bassino, perché poi le stesse banche commerciali e le banche centrali dovrebbero comprare l'oro fisico, perché gli accordi di Basilea 3, che prevedono una maggiore patrimonializzazione delle banche e maggior
oro fisico rispetto alla carta, cioè i contratti derivati, dovrebbe porre le banche sotto quest'ordine, in quest'ordine, e quindi le banche cercano di calmierare il prezzo dell'oro attraverso delle azioni di vendita dei contratti derivati, ma scucchiaiano, come dico io, da sotto l'oro fisico. Questo dovrebbe portare l'oro a fare un rally magari di fine anno importante o di inizio anno, che io immagino possa arrivare anche a 2000, sempre che la situazione sia questa. Però, siccome mi piace sempre l'oro, perché se mi saccano lo tengo e poi aspetto che salga, come consigliano tutti i master trader italiani, io lo stop, non so cosa sia, ecco perché sono innamorato dei turbo, perché mi stoppano loro se dovessi sbagliare. Andiamo a fare un long questa volta su oro, come al solito, e vediamo i livelli. Ci sarebbe un livello da brivido, 1795, però mi spazzolano via stanotte per me, quindi o domani mattina, perché l'oro approfitto, l'oro che è quotato al COMEX, che regolamento ha per i knockout? Immagino quelli del mercato americano, a occhio. Allora, no, credo addirittura questo qui, sì, no, il future americano, sì. Sì, direi il future americano, quindi dalle 23 o 22:30 fino alla mattina, insomma, dovremmo, non lo so la notte, ma ve lo saprò dire. Comunque sceglierei questo livello qui a 48, mi piace 48. Quindi apriamo la profondità del mercato, 3.8 mi piace, 3.8, vedete lo stile è bellissimo del giocatore tecnico, 3.8 sono un sacco di soldi, diminuiamo la size, facciamo 2.50, la smezziamo, e qui abbiamo lo stesso ragionamento di prima. Se compro 3.8, evidentemente prima avevo preso una roba da 1,9, quindi facciamo la metà e ho già i soldi che rischio, 950 euro, che non è poco, 950 euro. Vediamo, qui posso limare qualche cosa, perché nel frattempo, vedete l'occhio, voi non fate mai gli splendidi, nel frattempo l'oro è continuato a scendere, per cui vado a risparmiare qualche decina di euro o una decina di euro e metto 375, inseriamo l'ordine, tac, vediamo se arriva il mago qui, l'ho inserito, 375, allora anteprima ordine. Credo che hai già messo l'ordine del book, io ti vedo come primo livello, erano 250. Sì, eccomi, sì, sono anche senza occhiali oggi, ecco 2,50 e noi siamo al primo livello, però c'è un bello spread sull'oro, sì, perché l'abbiamo detto l'altra volta, è molto molto volatile, bello spread, 3,75 e va bene, comunque siamo a 3,80 in pressione, 3,80, fammi vedere qui, perché poi 3,795, vabbè, comunque. A proposito di mercati americani, vi ricordo che per quanto riguarda lunedì e martedì bisogna vedere un attimino quali sono gli orari di chiusura, perché ci sarà il Labor Day, ovvero alcuni mercati, è un festivo, quindi ad esempio le azioni ad esempio sono chiuse il lunedì, i future chiudono in anticipo. Per quanto riguarda l'oro, l'oro chiude in anticipo alle 19. Lunedì, quindi insomma un breve update. Rischiamo meno. Senti, allora, se volessi modificare l'ordine e metterlo un po' più alto, lo devo cancellare, mi sembra, vero? Se vuoi, sì, esatto. Lo devo cancellare. Allora, cancelliamo, perché US Gold Long lo eliminiamo. Oppure sì, puoi mettere, ma sì, si cancella, va bene. Tanto rispondo alle domande. Mi chiedono, sì. Ci saranno anche le cripto sui turbo? Beh, senza dubbio il prossimo ampliamento di categoria sarà proprio dedicato alle cripto.
è un qualcosa che prevediamo. Non so se ci saranno leve altissime, però comunque sia saranno i prossimi a essere inseriti all'interno della piattaforma. Per quanto riguarda la leva sulla piattaforma, perché ho anche questa come domanda sulle azioni, è limitata? Beh, certamente è un'emissione iniziale questa qui, insomma, di prova. Dopodiché ci saranno altre emissioni, ma tenete presente una cosa: appena il mercato si muove, la leva aumenta. Perché? Perché mettiamo caso che il mercato salga, le azioni salgono, abbiamo i turbo short che hanno una leva molto alta e vengono emessi allo stesso momento dei turbo long per riempire gli spazi e completare quei livelli, no, disponibili di knockout, e quindi vanno a ripristinare in qualche modo una leva che invece si abbassa, perché se il mercato sale i turbo long hanno una leva più bassa, andiamo a ripristinare i livelli. Di conseguenza, nel momento in cui il mercato oscilla, ecco che i livelli knockout si vanno a riempire anche sugli altri sottostanti. Inizialmente la leva non era così alta, non era 180, era 20. Nel momento in cui il mercato comincia a muoversi un po', è normale, insomma, che il meccanismo di avere una leva più alta comincia a girare. Poi mi chiedono come vedete le azioni cinesi, soprattutto le big tech, le aziende che operano nel settore dei videogiochi dopo le dichiarazioni del presidente. Sì, 3-4 giorni fa ho sentito anche che c'è stata una notizia, insomma, dove videogame in Cina venivano messi alla stregua delle droghe digitali, di conseguenza, insomma, sicuramente avrà un impatto. Io ho visto qualche titolo cinese dedicato ai videogiochi, sì, quel giorno lì è sceso tantissimo. Però non ha perso così tanto, sicuramente è un mercato gigante la Cina, però se un ordine con il turbo viene eliminato, come appena è successo, ci sono dei costi? No, assolutamente non c'è né il costo di acquisto né il costo di vendita, tantomeno il costo di cancellazione dell'ordine. E poi per quanto riguarda l'oro, cosa si prevede? Qui hai già risposto senza neanche sentire la domanda, quindi va benissimo così. Prevedo rialzo sull'oro, però no, non lo prevedo, è la cosa che mi piace più di tutto, è la cosa che mi piace di tutti. Stavo vedendo che vedete, niente, io sono qui, siamo arrivati a 379,88 e non mi ha beccato. Ovviamente io sono un po' avaro, però potrei rifare 2,50, adesso ho capito, rifaccio l'ordine e poi cancello dopo. In maniera splendida, perché lo voglio sto oro qui in diretta, solo che come spesso mi succede quando metto l'ordine, Scappa. mettiamo sì un po', ma poi sì, parliamo di niente, insomma sono 10 euro anteprima ordine, inserisci ordine, vediamo se mi vedo qui con loro, siamo spiacenti, i fondi li ho già finiti, Eh sì, perché allora c'è devo l'ordine aperto, l'ordine di apertura aperto. Intanto rispondo beh. un'altra domanda, ma gli spread sono più elevati rispetto ai CFD? No, sono molto simili quando c'è il market maker. Se invece decidiamo di inserirci all'interno dello spread denaro lettera, diminuiscono ulteriormente. Sono molto simili, mentre c'è stata la domanda, che la domanda generalmente arriva quando invece sono più larghi, no? Perché questo è l'oro. L'oro, abbiamo detto più volte, ha un moltiplicatore particolare e quindi in qualche modo quando si fa un'operazione sull'oro è come se stessimo facendo un'operazione 10 volte più grande rispetto agli altri strumenti finanziari. Quindi, per quanto riguarda l'oro in particolare, sembra più ampio lo spread, ma in realtà è identico a quello che è il CFD. Questo quando è il market maker che propone denaro lettera, dopodiché c'è sempre la possibilità di frazionare quello spread inserendo un ordine all'interno del book. Volevo aggiungere, innanzitutto mi hanno eseguito, mi hanno eseguito. Eccoci qui e quindi abbiamo la posizione del Nasdaq che va benissimo, ragazzi. Guardate qui, regalano i soldi perché con me faccio già 60 euro e quindi niente male, niente male, niente male. Vuol dire che il Nasdaq, che poi andiamo a seguire, mentre su loro sto pagando lo spread in questo momento. Però ho sbagliato anche io e ho sbagliato anche la domanda, il telespettatore, perché effettivamente non si può, non è neanche giusto parlare di spread, nel senso,
che è vero che questo è un mercato bilaterale, è vero che c'è il market maker che garantisce una certa liquidità, però io gli ho fatto vedere appositamente, ormai l'ho fatto, che mi sono messo, ho snobbato il market maker, mi sono messo a 3, 7, 8, 5 e in teoria ero il miglior compratore di oro di tutti i turbo di questo circuito qui. E quindi se un privato voleva vendere il suo certificato short che aveva comprato prima, poteva benissimo sbattere contro me stesso. Così io non sono andato a sbattere quando ho inserito l'ordine sul market maker a 3,81, ma ho risparmiato 25 centesimi, sono una decina di euro, 12 euro e mezzo, mi sembra, perché mi sono piazzato avaramente a metà strada tra i due grossi market maker che ci sono sempre, ovviamente, qui. Quindi ho risparmiato, in questo senso qui. Andiamo a vedere le posizioni che mi diverto con loro. Stiamo andando giù, però loro, ripeto, lui l'ha spiegato benissimo, ha un moltiplicatore differente e quindi il calcolo della perdita lo fa qualora io lo dovessi vendere al meglio e quindi c'ho lo spread e in più mi stanno insaccando perché effettivamente l'oro sta un pochettino scendendo. Invece il Nasdaq mi va per ora molto bene. Ovviamente bellissimo, vedete qui le differenze. In questo momento abbiamo 44 euro di guadagno con il Nasdaq che ne perdiamo invece 40 con loro. Insomma, c'è questo tipo di situazione. Adesso andiamo a vedere il Nasdaq che avevo promesso. Ecco qui, prendiamo un time frame in un minuto. Vedete un po' questa discesa di cui ho parlato una mezz'oretta fa, e c'è questa, ripeto, adesso ecco, a me è piaciuto lo short perché la crescita del Nasdaq che si è avuta tra venerdì e lunedì è stata un po' troppo veloce, non metabolizzata. In genere, quando un mercato sale rapidamente di tanti punti, batte un record storico, poi ribatte ancora il record storico, senza un motivo serio di natura fondamentale, ma anche di natura tecnica, perché da quel poco che so, quando si battono i record storici siamo in terra di nessuno e quindi non c'era un motivo particolarmente tecnico e neanche di ordine fondamentale, tendenzialmente cerca poi il derivato dell'indice a riappoggiarsi o andare vicino al suo punto di partenza e quindi è proprio l'andamento del Nasdaq che a me non è piaciuto perché è troppo veloce, è troppo prepotente rispetto alle condizioni che c'erano, ma questa è semplicemente una mia idea. Per cui vediamo il Nasdaq che sta scendendo, si sta appoggiando ai 15.600 punti, vediamo il mio oro perché io ci tengo qui adesso il mio oro che non mi insacchino, il mio oro, eccolo qui, invece è tipo Nasdaq, però, ah no, chiedo scusa, vediamo, Ecco. posizioni, eccomi qui, ecco, non l'oro, sì, l'oro, vediamo se mi viene fuori l'oro, sì, eccolo qui, adesso sta recuperando, vai, e via così, insomma. Benissimo, E tra l'altro un utente ci fa sapere che ha seguito, insomma, il trade sull'oro, lo ha replicato, quindi ha usato l'idea sull'oro, gli è piaciuto, acquisto in caso me lo tengo, insomma, comunque sia, è beh, oro, giusto. non è criptovaluta, via, è Io sì. oro. Esatto, io sì, bellissimo, bravo, mi è piaciuto. A me non sull'oro, ma non sto scherzando, sulle cose che mi piacciono. Evidentemente, poi insomma, il rischio è già prestabilito è per quello che a me piace il turbo, è già prestabilito dal knockout, quindi la comodità è quella di non pensare più di tanto. C'è una verità che possiamo spiegare a qualche minuto dalla fine, che il turbo è qui sorrido e non bisogna farlo, non bisogna farlo, e il turbo si presta benissimo al rinnovo. È un trucco non farlo. Io faccio vedere anche tutto lo scoreboard
le mie operazioni. Se uno fa e appena va in knockout e rinnova il turbo con un'altra, con un altro livello, allora tutto ciò che è bello al turbo non ce l'ha più, perché a quel punto ho perso, è da un anno che dico è figo il turbo perché abbiamo già lo stop, che a me non piace mettere lo stop sul future, ma se io rinnovo, e qualcuno di voi l'ha fatto senz'altro, e poi rinnovo, e allora non va bene. Facciamo una regola che quando uno viene buttato fuori dal knockout deve aspettare almeno 3 giorni per ripartire con l'operazione, perché altrimenti lo spirito del knockout, che viene giustamente tacciato da qualcuno come strumento estremamente rischioso, da degli stupidi, no, non è uno strumento estremamente rischioso, perché anzi ti obbliga ad avere lo stop loss. È chiaro che poi se ne abusi e rinnovi continuamente il turbo che è andato a essere knockato, a quel punto diventa veramente pericoloso. Sì, pro e contro. Mi ricordo, insomma, la prima volta che mi hanno presentato questi turbo mi hanno spiegato anche varie strategie. Ad esempio, il mercato va dalla tua parte, chiudi quel turbo, ne prendi uno con un livello knockout più vicino, perché ormai hai portato a casa un po' di soldi, il nuovo investimento ti costa meno, l'esposizione è la stessa, perché comunque sia, abbiamo spiegato, no, che quando il mercato sale di 100 punti, quello sale di 1 euro, perfetto. Ovviamente sarebbe valido anche il concetto contrario, solamente che in quel caso ovviamente dell'Ethereum, no? Nel momento in cui il mercato mi sta per colpire il livello knockout, posso chiudere la posizione per non perdere il premio, ci sta, potrei anche decidere, insomma, di comprare il livello knockout più distante. In questo caso, insomma, però è pericoloso, perché in qualche modo vado a eliminare quello strumento di sicurezza, quello strumento che va a limitare il rischio, che è il livello knockout. In questo modo lo vado ad allontanare, quindi non è molto benefico, via. Sì, no, ci siamo capiti. Intanto qui io sto seguendo un po' le nostre operazioni, insomma, una va bene, una va male, ma loro potevo anche aspettare un pelettino di più, però insomma. Bene. Bello anche. Grazie mille, Tony. Il tempo a nostra disposizione è terminato, però abbiamo un anno di fronte, quindi Tony, sei prenotato, insomma, per un po'. Mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto molto piacere, ho avuto questa sorpresa stamattina, e per quello che dobbiamo appunto divertirci e pensare anche a nuove strategie. Al di fuori a me piace anche scherzare, però anche essere molto seri quando ci vuole essere, quindi la parte seria dice non rinnoviamo i turbo, altrimenti la bellezza di essere stoppati e limitare a quanto abbiamo scelto di perdere, perché io poi ho messo delle size importanti, non è detto che uno si deve giocare per forza 1000 euro, va bene anche operare con 20, 25, 30 o 10 euro, per carità. Bene, grazie mille. La serie delle Turbo 24 Trading Room terminerà, la serie a cui siete iscritti, quindi che non vi dovete iscrivere, fine settembre, ma verrà rinnovata, quindi ci sarà una nuova serie in cui bisognerà riscriversi una sola volta per poi accedere a tutte le puntate seguenti. Quindi abbiamo, insomma, usufruito del massimo della potenzialità che ci consentiva GoToWebinar per andare a sistemare le serie, però ecco, dovremo, a un certo punto ci sarà una puntata in cui vi chiederò di registrarvi alla serie successiva. Grazie mille e buona serata.